Buonasera a tutti, sono Corrado Crocetta, come presidente della Società Italiana di Statistica ho il piacere di avere oggi con me degli amici, oltre che degli stimatissimi colleghi, che nell'ambito del Festival della Statistica partecipano a questo webinar dal titolo molto interessante, Orizzonte Valutazione, Criteri e Modalità per una didattica post-Covid. In questi minuti proveremo a fornire una risposta a un tema molto importante, ovvero come ripartirà la didattica dopo questo lockdown e quali sono le esperienze che si possono trarre da questa pandemia e da questo periodo di distanziamento. E in particolare ci interrogheremo su come l'utilizzo delle nuove tecnologie ha modificato quelle che sono le tecniche di insegnamento sia nelle scuole superiori ma anche nell'università. E soprattutto, visto che fra noi ci sono diversi statistici, ci chiediamo, ed esperti comunque di valutazione, perché il leitmotiv oggi è quello appunto della valutazione. E infatti passo subito a presentare i relatori presenti a questo webinar, che sono Antonio Ricchio. Antonio Ricchio è ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e da tutti considerato il fondatore del Polo Universitario di Taranto, per cui ha tanto fatto e tanto si è speso, ma ha ricoperto, egregiamente aggiungo io, la carica di rettore dell'Università di Bari dal 1 novembre 2013 al 18 giugno 2019. Ma dal 7 gennaio 2020 è il presidente dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. È infatti in questa carica di presidente dell'ANVUR che oggi ci racconterà e ci dirà un po' qual è la visione dell'ANVUR, che appunto è l'agenzia che valuta tutto il sistema universitario. Poi abbiamo il collega professor Giorgio Vittadini, che è fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, cui fa capo il giornale che tutti noi conosciamo, che è il sussidiario.net, ma è anche professore ordinario di statistica metodologica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, ma è anche il direttore scientifico del Consorzio Interuniversitario per la Scuola dell'Alta Formazione. Io faccio una sintesi dei tanti incarichi e delle tante postazioni prestigiose che lui ha avuto e per cui è importante dire che lui è anche fra i principali ispiratori dei temi trattati al meeting di Rimini, ma è fondato e presieduto fino al 2003 quella che è la Compagnia delle Opere, per cui Giorgio ha una grandissima esperienza, oltre che come statistico, anche come persona che appunto conosce il mondo e ha tante relazioni, ha delle esperienze molto importanti col mondo della scuola, dell'università. Poi abbiamo Roberto Ricci, lui è responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione degli Invalsi e ha la direzione scientifica, tecnica e organizzativa del Servizio Nazionale di Valutazione, sia per quanto riguarda la comparazione delle diverse rilevazioni per la valutazione degli apprendimenti, penso per esempio alle indagini OCSE-PISA, ma anche per la costruzione delle prove di standardizzazione per la verifica periodica e sistematica delle conoscenze. In poche parole, è il padre delle prove invalsi, dei test invalsi che tutti quanti noi conosciamo. Fatte queste premesse, quindi ringraziando dei relatori di eccezione, io direi di organizzare un po' il nostro tavolo facendo un breve giro di domande in maniera tale da poter affrontare il tema che abbiamo detto. E per cui io chiederei inizialmente al professor Giorgio Vittadini, che ha scritto in un suo articolo recente di una ricerca che ha condotto con l'Università di Trento, in cui avete testato, usando i dati appunto delle prove invalsi, come le competenze non cognitive più direttamente legate alla personalità dello studente influenzano la capacità di apprendimento degli alunni. Ebbene, Giorgio, alla luce della tua profonda conoscenza del mondo della scuola e dell'università, maturata anche nella tua veste di responsabile per quanto riguarda il sussidiario.net, come ritieni che abbiano reagito i docenti delle scuole superiori e anche quelli universitari a questo passaggio immediato che ci è stato imposto dalla pandemia,
alla didattica a distanza? Un brevissimo accenno alla ricerca per contestualizzare e anche ringraziare Roberto Ricci, senza cui non sarebbe stato possibile. Abbiamo realizzato per la prima volta in Italia quelle ricerche che fa Ekman in America, in cui si è dimostrato che in un cognitive skill, per chi non le sapesse, per esempio i Big Five, cioè la stabilità emotiva, la stabilità relazionale, la capacità di empatia rispetto agli altri studenti, l'apertura all'esperienza, questi tipi di caratteristiche che venivano chiamate non cognitive skill, ma oggi Ekman chiama character skill, cioè legate alla personalità, influenzano la conoscenza, cioè la personalità è lega alla conoscenza. Si conosce di più quando si è estroversi, quando si è una bella personalità, non è solamente un nozionismo. Questo l'abbiamo dimostrato. Abbiamo anche dimostrato che se si fanno programmi educativi ad hoc migliorano queste caratteristiche, e la grande verifica è stata esattamente quello che tu dicevi, quello che è avvenuto nella didattica a distanza, perché evidentemente la didattica a distanza non la puoi fare, come dire, in modo tradizionale, il professore che sta lì e gli studenti che ascoltano, perché dopo un secondo l'attenzione, lo sappiamo benissimo, cade. Spero che in questo nostro dibattito non avvenga questo, ma voglio dire, è chiaro che se io parlo per un'ora o per 3 ore degli studenti, questi dopo mezz'ora non ascoltano più. Allora che sono industriati i professori, hanno realizzato qualcosa che sta già accapitando in molte scuole italiane: l'interazione, il fatto di non usare, per dire una frase che mi è sempre molto piaciuta, gli studenti come un vaso da riempire, ma come un fuoco da accendere. Io ti stimolo, ti do uno spunto, ti parlo di qualcosa in modo tale che tu reagisca. Io non ti spiego, come ha fatto una mia amica, l'insegnante, che sono le crociate, ma ti dicono: adesso tu fai Saladino, tu fai Riccardo Cuor di Leone, tu fai il Sultano, e recitate questo, essendovi documentate. Questo modo scatena il ragazzo, perché lo costringe a fare lui un percorso, a conoscere. Prima scatena lo stupore, l'interesse, l'intelligenza, l'interesse, che è la prima cosa che manca oggi molte volte. E secondo, la voglia di conoscere. Allora, la didattica a distanza ha scatenato qualcosa che non è la didattica a distanza, sempre meglio essere deviso. Ma questa voglia di scatenare non cognitive skill, cioè la capacità creativa del ragazzo, perché la conoscenza sia un frutto di un'interazione, di un rapporto, di un incontro, non qualcuno che fa e altro esegue. Questo, oltretutto, oggi si vede, è la grande frontiera di tutto, perché in un mondo che cambia, anche nel lavoro, o si fa così o si è morti. Grazie Giorgio, condivido in pieno questa tua impostazione. Suscitare interesse nello studente è uno di quei discrimini, di quelle che fanno la differenza fra il docente bravo e il docente meno bravo. E sappiamo quanti di noi hanno visto modificare la propria vita, influenzare la propria vita dai propri maestri che abbiamo avuto all'università o nelle scuole superiori. Roberto, io ho letto al dottor Roberto Ricci, vorrei chiedere un piccolo commento perché in un recente editoriale che è apparso proprio sulla rivista dell'Invalsi da parte del presidente Anna Maria Aiello, ho letto che l'Invalsi ha effettuato due monitoraggi sulla didattica a distanza. Ci puoi un po' sintetizzare quali sono i risultati a cui siete pervenuti? Allora, grazie intanto Corrado per questo invito, che è veramente sempre un grande piacere, insomma, stare tra amici e tra colleghi. E sì, l'Istituto ha condotto per conto del Ministero queste due piccole indagini sulla didattica a distanza, devo però dire, per onestà di informazione, che riguardavano la disponibilità degli strumenti. E questo è sicuramente importante, perché se non avessimo gli strumenti non potremmo fare la chiacchierata che stiamo facendo ora. Rimane però cruciale, fondamentale, quello che diceva Giorgio, il professor Vitadini, un attimo fa, cioè andare poi a vedere
come questi strumenti sono stati utilizzati e quali sono gli effetti sull'apprendimento. Io, come dire, cerco di vedere, credo che sia anche un nostro dovere istituzionale come cittadini e soprattutto come professionisti, diciamo, vedere la parte piena del bicchiere, perché credo che questo sia importante. E la didattica a distanza, a mio modesto avviso, non va confrontata con la didattica in presenza, che sappiamo tutti portare con sé tutto proprio quella serie di caratteristiche che, come dire, insistono su quegli aspetti di skills, di character skills che sono così importanti, però la didattica a distanza va confrontata con l'assenza di didattica che avremmo avuto se avessimo avuto il lockdown e basta. Pensate se questa pandemia fosse avvenuta anche solo 15 anni fa. Però rimane il fatto che manca al momento una misura seria del quello che in letteratura viene chiamato learning loss, cioè la perdita di apprendimento, che c'è, credo che sia innegabile, in un senso propositivo e non in un senso certo punitivo, sanzionatorio, questo va quantificato il più presto possibile, a mio modesto avviso, e il meglio possibile. Tornando alle due ricerche, queste ci dicono che in termini di dotazioni, nelle due rilevazioni, soprattutto nella seconda, è stato fatto tanto anche in termini di distribuzione di risorse alle scuole in corsa, in modo tale da cercare di ridurre questi divari. Per noi è stato un grande piacere perché i dati principali con i quali sono poi state distribuite queste risorse si basano su rilevazioni che hanno condotto l'Invalsi negli anni e degli anni precedenti. Io credo che in questo senso anche la collaborazione tra scuola e università, legando sempre di più la trasmissione dei dati tra questi due segmenti, ci potrà permettere di affrontare positivamente il problema del learning loss, che c'è chi ha stimato addirittura in termini di ricadute economiche sul capitale umano come qualcosa con la quale dovremo fare i conti per tanti anni a venire. Sì, Roberto, temo che tu purtroppo abbia ragione. Giorgio, tra l'altro, è un esperto di capitale umano, come noi sappiamo bene, ha scritto tantissimo su questo argomento, che sul tema del learning loss ci confrontavamo qualche ora fa con il presidente dell'Istat, anche lui qui in presenza a Treviso per il Festival della Statistica, e la nostra percezione è che la perdita sia veramente importante. Per questo molte università stanno facendo l'impossibile, tutti gli sforzi possibili e immaginabili, purché si rimanga in sicurezza per ripartire con la didattica. Perché io, che sono un fan della didattica innovativa, dell'e-learning, di tutti questi strumenti, comunque ho la netta sensazione che ci sia un problema di distanziamento, ci sia un problema di learning loss, come tu dicevi, che avrà degli effetti anche pesanti per i prossimi anni, e perché poi la funzione del docente, lo scambio diretto che avviene in classe è sicuramente importante. Ma in più, in questa pandemia viene anche fuori quanto conta l'elemento personale, quanto cioè il docente, la capacità del docente, la passione del docente per il suo lavoro sia determinante. E in questo chiedo ad Antonio Ricchio, presidente dell'ANVUR, di dirci un po' quale, in base alla sua lunga esperienza di professore prima e direttore dell'Università di Bari poi, ma soprattutto di presidente dell'ANVUR, che ha dedicato tantissima attenzione ai metodi, agli indicatori per la didattica a distanza, sia per i corsi telematici ma anche per le università telematiche, intendo sia per i corsi online delle università di tipo tradizionale, chiedo appunto quale sia la sua esperienza e la sua percezione
di come gli studenti abbiano reagito a questo passaggio repentino alla didattica a distanza che purtroppo il distanziamento sociale ci ha imposto. Qual è la tua percezione, Antonio? Sì, innanzitutto ringrazio Corrado per l'invito, mi complimento anche per la presidenza della Società Italiana di Statistica, anche per aver condiviso con Corrado tanti anni nell'Università di Bari prima e poi anche con Comuni Maestri. Sono un po' orgoglioso di questo suo ruolo e veramente grazie anche per questo invito. Il tema della didattica a distanza aveva già in passato avuto delle esperienze sia all'interno delle università tradizionali, penso ai MOOCs, penso anche ad alcuni progetti anche sviluppati in seno alla CRUI o attraverso anche i consorzi universitari, EduOpen per esempio, ne era uno di questi abbastanza anche proficuo, ma oggi assume una diverso significato. È stata una necessità, è stata un'emergenza ed è stata anche un'opportunità. All'interno di ENCA, la rete europea delle agenzie di valutazione, all'indomani del lockdown italiano e poi seguito da molti altri paesi europei, abbiamo subito avviato una riflessione sull'impatto anche del lockdown sulle attività didattiche tradizionali e anche sulle procedure di valutazione che abbiamo anche noi dovuto rivedere, penso soprattutto all'accreditamento delle sedi che si svolge in modalità mista, non più attraverso la presenza. E poi in tutte le agenzie di valutazione abbiamo costituito dei gruppi di lavoro proprio per comprendere il fenomeno, valutarlo, analizzarlo e magari offrire anche i risultati ai decisori politici, alle stesse università. Il lavoro è ancora in corso. Abbiamo elaborato un questionario che sarà diviso in più parti, una parte dedicata alla governance, quindi ai rettori e direttori generali, che prendono in considerazione gli aspetti di gestione, ma anche con riferimento al personale, sia docente che tecnico amministrativo. E poi c'è una parte questionario degli studenti che abbiamo inserito e sarà somministrato a fine mese, brevissimo, nel questionario sulle opinioni degli studenti del prossimo semestre, proprio per capire anche qual è la reazione degli studenti. Devo dire che dalla prima analisi che abbiamo svolto, non su dati, ma semplicemente anche sulla percezione, sul ritorno che anche alcune nostre sollecitazioni hanno avuto, le università hanno dato una risposta generosa e tutto sommato positiva. Hanno potuto coniugare l'innovazione all'esperienza e soprattutto poi anche sotto la spinta anche emergenziale hanno riconvertito anche alcune modalità di erogazione dei servizi didattici tradizionali ma anche di svolgimento delle attività di ricerca. Si sono moltiplicate per esempio i laboratori virtuali che hanno consentito anche in aree scientifiche più lontane anche rispetto a quelle più aduse all'utilizzo delle tecnologie dell'e-learning di poter intervenire. Si sono anche utilizzate tecnologie in ambito medico insospettabili sino a qualche tempo fa. Quindi esperienze diverse che però non hanno determinato quei disagi che forse ci immaginavamo. Almeno in termini di crediti conseguiti dagli studenti, questo è un dato che il Ministero ci ha offerto, non c'è stata una riduzione e quindi complessivamente gli studenti, nonostante abbiano affrontato anche esami online, sono riusciti a sostenere le prove con risultati non diversi rispetto a quelli che invece erano conseguiti attraverso le modalità tradizionali di esame. La partecipazione degli studenti alle lezioni in alcuni casi è divenuta ancora maggiore, perché appunto anche le difficoltà di mobilità in alcuni casi sono state superate anche offrendo agli studenti la possibilità di seguire a casa le lezioni. E proprio le prime esperienze anche in questi giorni di modalità mista dimostrano come ci sono alcuni studenti che si prenotano anche attraverso le app, ci sono molti atenei che hanno anche previsto questa modalità duale di svolgimento dell'attività didattica, quindi si prenotano e tengono ad essere presenti anche nelle sedi, mentre ci sono altri che preferiscono anche di poter continuare a seguire a distanza le lezioni. Questo determina anche un profondo mutamento nel modo di sviluppare l'attività didattica e di ricerca degli atenei, che dovranno probabilmente, anche terminato il lockdown,
continuare a maturare queste esperienze. Quindi probabilmente le esperienze di questo periodo non si esauriranno quando il vaccino sarà stato offerto a tutta la comunità accademica e più in generale al nostro paese, come a tutti i paesi del mondo coinvolti dalla pandemia. Ma probabilmente le opportunità anche emerse in questa fase saranno ancora colte dal sistema universitario. Quello che immagino è che le università tradizionali si convertiranno, anche cessato il lockdown, a queste nuove metodologie, senza perdere di vista però la ricchezza del contatto diretto e soprattutto la vita relazionale di community che l'università deve continuare a svolgere e che non può ridursi soltanto ad una community virtuale. Di contro, le università telematiche, che già erano aduse anche all'utilizzo di queste tecnologie, hanno iniziato anche a modificare il proprio modo di impostare l'attività didattica. Da attività sincrone si spostano anche su attività sincrone. Quindi assistiamo ad un profondo anche capovolgimento del modo di erogare le attività di servizi didattici a distanza, che merita probabilmente di continuare ad essere analizzato. Dopo questa prima indagine che faremo nei prossimi mesi, vedremo a distanza magari di un anno o due anni di poter tornare sull'argomento e di confrontare le nostre esperienze con quelle degli altri paesi europei, dove appunto anche le esperienze sono state differenti, e poter assumere anche dei criteri omogenei di valutazione è probabilmente una prospettiva di grande interesse anche dal punto di vista scientifico, oltre che credo nell'interesse soprattutto dei nostri studenti. Grazie. Grazie Antonio, questo mi ritrovo perfettamente nelle tue parole. Anch'io da docente ho questa forte percezione, cioè che le università forse prima delle scuole hanno saputo cogliere e trasformare questa minaccia in opportunità. Molte di queste erano già pronte per il cambiamento, perché come tu hai ricordato vi erano delle esperienze come il consorzio DuOpen, ma tante attività di MOOCs e altro che erano già molto avanti. Quindi i nostri studenti erano in qualche modo pronti al cambiamento. Io vi parlo della mia personale esperienza: il giorno dopo il lockdown mi arrivavano le email dei miei studenti che dicevano: professore, ora che facciamo? Ragazzi, non cambia niente, già facevamo tutto usando piattaforme, l'unica differenza è che se prima l'esame lo si faceva in aula, ora lo farete da casa, ma con gli stessi strumenti e con gli stessi ausili che già voi conoscete e con tutto quello che già conoscete. In più, quello che tu hai detto mi sembra estremamente interessante, perché dimostra una cosa che poi hanno pubblicato molti giornali, ovvero che l'ANVUR anche durante il blocco non si è mai fermata, anzi non ha sollevato l'acceleratore. D'altronde chi ti conosce sa bene che non sei persona che solleva mai il piede dall'acceleratore, quindi l'ANVUR ha già messo in campo questo tipo di questionari, di indagini, in cui sono molto curioso di vedere quali saranno i risultati, soprattutto la parte che riguarda gli studenti, perché diciamo una valutazione oggettiva di quelle che sono le nostre percezioni soggettive poi è molto importante. Perché poi veniamo a un tema che io sento molto forte, anche perché insegno in un'università che opera in una delle aree disagiate del paese, e lì si sente forte il gap di alcune aree, di alcune zone periferiche, dove per esempio i collegamenti non sono assolutamente in linea con quelli che sono gli standard del resto del paese. Penso ai collegamenti internet. Penso quindi che sia importante che il paese si impegni per garantire dei livelli essenziali di servizio in tutto il territorio nazionale, perché vi sono alcune periferie che purtroppo ancora una volta vedranno aumentare il gap, la distanza che viene fuori dagli, diciamo, a causa di queste differenze di strutturazione. E in questo chiedo a Roberto Ricci, noi abbiamo sperimentato appunto che vi sono queste situazioni emarginate, delle aree marginali, e l'Invalsi molto spesso nella sua fotografia fedele di quella che è la situazione italiana ha evidenziato l'esistenza di gap forti che in realtà poi sono a macchia di leopardo. Spesso si parla di nord-sud, ma chi come te legge i dati con molta attenzione e con molta precisione
sa bene che non è così netta questa distinzione. Esiste una variabilità, una forte eterogeneità sul territorio nazionale e io vorrei capire qual è la tua percezione sul fatto che possano aumentare questi gap o riusciremo a colmarli grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. E soprattutto, tu che sei un esperto e un fan dell'utilizzo delle tecnologie ICT dell'insegnamento, ritieni che possano essere usate in maniera più efficace? Abbiamo fatto per esempio un webinar con diversi colleghi di statistica, tra cui anche Stefania Mignani, che tu conosci molto bene, in cui ci interrogavamo come noi docenti di statistica, in chiaro parliamo di Società Italiana di Statistica, in questo sono un po' distorto, lo devo riconoscere, come noi docenti di statistica possiamo migliorare la qualità del nostro lavoro. Ecco, mi piacerebbe sapere come secondo te appunto l'ICT può aiutarci nel fare meglio il nostro lavoro, colmando certi gap e certe distanze che inevitabilmente esistono e che vediamo, ma che speriamo possano essere colmate. E sicuramente, Corrado, il tema delle disuguaglianze che era già un'emergenza diciamo educativa, adesso parlo della scuola, oltretutto bisogna sempre distinguere il primo ciclo dell'istruzione dal secondo ciclo, cioè quelle che comunemente chiamiamo le superiori, perché questo concetto di equità poi trova una declinazione diversa. Comunque, al di là di questo, sono convinto che l'uso sapiente, delle tecnologie possa essere uno strumento molto, molto valido. Perché però mi sono sentito di sottolineare l'uso sapiente delle tecnologie? Chi come noi, insomma, si interessa di questi temi, diciamo non esattamente da ieri, e il sa che la tecnologia inserita sic et simpliciter in un qualsiasi contesto di apprendimento, se non è governata e la modifica dei processi che esse determinano, paradossalmente aumentano le differenze, non le riducono. Quindi lo strumento che ci può aiutare ad andare in quella direzione, cioè ridurre positivamente le differenze, se non lo governiamo le addirittura esasperano. Quindi sicuramente io credo che nei ripetuti cambi d'abito che ci ha costretto la pandemia, un cambio d'abito positivo sia proprio quello di metterci tutti in marcia in questa direzione. Però è importante che soprattutto per chi fa il nostro mestiere, che ha anche la possibilità di provare quantomeno a individuare alcuni punti da richiamare all'attenzione dell'opinione pubblica e dei decisori politici, credo che sia molto importante appunto fare tesoro dell'esperienza che la ricerca ci insegna, tant'è che ci sono nuovi tavoli a livello internazionale ai quali ho il privilegio di poter partecipare, dove proprio la discussione è al concetto tradizionale di disuguaglianze in campo educativo, io parlo, che avevamo fino a febbraio 2020, oggi dobbiamo aggiungere delle dimensioni nuove. Parlo sempre di scuola e non di università, di scuola, la santa didattica a distanza, abbiamo aggiunto un santo al calendario, ha però di fatto generato, almeno adesso, dovremmo cercare di correre ai ripari, un aumento della disuguaglianza, un aumento che è determinato. Torniamo purtroppo ad insistere su delle dimensioni molto tradizionali della disuguaglianza, che sono principalmente il calo di scuola, le condizioni culturali ed economiche delle famiglie. E questo lo sa molto bene chi ha figli piccoli, per esempio. E, quindi le tecnologie sono uno strumento potentissimo. Io credo molto nell'aiuto che l'università può dare alla scuola in modo diretto ed indiretto. Non ci nascondiamo che la
noi come Italia abbiamo da un lato un problema, cioè persino io risulterei un giovincello se fossi un insegnante di scuola, e l'abbiamo detta tutta, avendo io 54 anni e risultare un giovincello come dire, deve far pensare al paese. Però questa è la parte meno buona, noi da statistici sappiamo che questo porta un sacco di problemi. Qual è però la parte positiva che io vorrei vedere? Ci accingiamo nei prossimi 10 anni a un avvicendamento di una quota amplissima dei nostri insegnanti. Bene, qui l'università ci deve aiutare tantissimo a formarli bene, questi insegnanti. Oggi purtroppo, non sempre, ma molte volte gli insegnanti escono, se posso scherzare, sono già le 16:45 di venerdì, intonsi, veramente intonsi, da questo tipo di problematiche. E quindi, come dire, preparatissimi dal punto di vista disciplinare, però pensano ancora che, non so, la soluzione a tutti i mali sia il ritornare ai tempi passati. Ecco, di questo dobbiamo fare tutti insieme un grande sforzo. Sì, Roberto, sicuramente il tema del reclutamento è un tema importante, perché mi è capitato di partecipare a diverse attività in questo ambito e devo dire, hai ragione, l'età media è molto molto alta e anche le persone entrano molto molto tardi nel mondo della scuola. Quindi in qualche modo quello che tu hai detto si lega bene a una domanda che vorrei porre a Giorgio Vittadini, cioè la scuola e l'università, infatti, come ha appena detto Roberto, hanno un corpo docente molto eterogeneo. Si va da quei docenti che in qualche modo rifiutano totalmente e hanno un atteggiamento di totale rifiuto nei confronti delle nuove tecnologie, dicono io ho imparato un mestiere, faccio un mestiere, lo voglio fare sempre nella maniera tradizionale, e per fortuna poi dall'altro lato abbiamo delle persone invece super smart che sono bravissime, utilizzano questi strumenti, padroneggiano questi strumenti. La tua percezione è quanto, Giorgio, quanto questi diversi atteggiamenti influenzano poi gli esiti rispetto agli studenti, e per cui ti chiedo se ritieni che la scuola e le università italiane siano realmente aperte all'innovazione, oppure sia una chimera e non siamo poi così pronti al cambiamento come ci piacerebbe pensare. Tu che ne pensi? Allora, prendo il filo rosso di questo dibattito, che mi sembra non esiste niente di meccanico, né positivo né negativo. Tutto dipende dalle persone, no? I cambiamenti tecnologici sono utili se le persone li usano. Tant'è vero che prima di questa pandemia pensavamo che i social media fossero strumenti semplicemente per giocare, sono diventati strumenti per insegnare. Ora, la parola d'ordine che deve dominare è cambiamento, e faccio un esempio personale. Quando io mi sono laureato non esisteva il personal computer, non esisteva internet, non esisteva la fotocopiatrice, non esistevano i pacchetti statistici, non esisteva tutto questo. Pensate se io non avessi dovuto imparare pian piano questi strumenti per insegnare. Mi avrebbero cacciato dall'università, ma io stesso avrei fatto un pessimo lavoro, anche se avendo studiato bene la statistica. Ho dovuto imparare. La parola cambiamento domina. E allora io dico che oggi in Italia siamo a macchia di leopardo. La scuola italiana, più di quella americana, lo sa benissimo chi manda i figli o gli amici al quarto anno a farli in America o in Inghilterra, è una scuola valida, perché gli insegnanti questa voglia di imparare, di insegnare, ce l'hanno ad onta di stipendi da fame. Pensate che una maestra in Svizzera italiana prende quanto un docente ordinario al massimo livello di carriera. Ma gli insegnanti si impegnano moltissimo, hanno questa passione. Quindi ci sono molti insegnanti che questa parola cambiamento ce l'hanno, però non è generalizzato. Allora noi dovremmo probabilmente valorizzare, non penalizzare, non punire, ma valorizzare di più questa capacità e voglia di insegnanti di impegnarsi.
La cosa che, visto che è una cosa come inevitabilmente che dipende dalle persone, quello che bisognerebbe fare è premiare il merito, premiare la capacità di imparare, di insegnare, di fare corsi, di passare più tempo a scuola, di dedicarsi. Non è senso che una struttura statale tratti l'insegnante come fosse un impiegato e non qualcuno che ha una capacità professionale che è diversa. C'è gente che vuole impegnarsi di più, gente che vuole impegnarsi di meno, gente che si aggiorna e gente che non si aggiorna. Noi dobbiamo valorizzare questo. Non possiamo andare a sindacare sul minimo. Uno può fare il minimo sindacale, benissimo, ma chi vuol fare il massimo deve essere premiato, deve essere incentivato, deve essere valorizzato. Solo così noi possiamo far sì che una scuola che ha un buon livello, ma perché ha un buon livello? Perché molto più della scuola americana è quello che abbiamo detto prima, è non cognitive skill, è creatività, è dialogo. Noi non testiamo gli insegnanti, i test chiusi vanno bene per quello che fa Roberto Ricci, per l'Invalsi, ma a scuola non possiamo testare un insegnamento della storia con il test chiuso e chiedere se Federico Barbarossa è un imperatore del Medioevo, un terzino del Bayern o una rock star, e uno segna solo questo. Noi dobbiamo usare queste cose, però la gente che fa così, che impara così, deve essere premiata. Quello che è da mettere a tema è il premio a chi innova, cambia, migliora. Perché questo che già molti fanno gratis deve essere qualcosa che qualifica. Bisogna ammettere che ci sono delle differenze e non punire quelli che non le fanno, ma incentivare e premiare quelli che le fanno. Grazie Giorgio, condivido in pieno quello che tu hai detto. Cioè alla fine, anche avvalendoci di strumenti tecnologicamente super avanzati, l'elemento umano è sempre l'elemento fondamentale, quindi dobbiamo rimettere al centro l'uomo, ma dobbiamo anche insegnare ai nostri studenti, come dicevi tu, a governare il cambiamento, a capire che nella loro vita professionale dovranno imparare ad imparare, cioè dovranno imparare ad innovarsi, a cambiare, perché tutti quanti noi abbiamo sperimentato, conosco l'età di tutti quanti i partecipanti e noi siamo nati prima del web e abbiamo tutti poi fatto pratica, abbiamo sperimentato e l'abbiamo fatto anche quando non eravamo neanche più studenti universitari, lo abbiamo fatto dopo, perché io la tesi di laurea l'ho scritta tutta con la macchina da scrivere. Anch'io. Poi con Italo Scardovi non doveva essere facile, Roberto. Esatto. Immagino che le pagine da cambiare fossero tante. Antonio diverse, l'ha fatta diverse. E all'epoca si cambiava l'intera pagina, non si salvava nulla. E anche Antonio si sarà confrontato con questa realtà, certo. Io devo dire. Ho un anno o due di meno e quindi io ho avuto la fortuna di usare computer che oggi i nostri studenti direbbero ma perché quelli li consideravi computer? Erano delle macchine da scrivere un po' più evolute. In questo, Antonio, io ti ritorno al tema fondamentale dell'intervento di Giorgio, premiare il merito. Io ritengo che, e lo vedo con l'esperienza anche attraverso i miei figli, vi sono dei docenti universitari, tra l'altro alcuni di questi collaborano col tuo gruppo, Giorgio, tu non lo sai, sono docenti di scuola superiore molto bravi, che hanno fatto anche durante la pandemia, hanno confermato la grande merito, la grande capacità e il pensiero che gli stipendi di queste persone debbano essere tutti livellati, per cui un docente bravo e un docente che fa il suo lavoro proprio con la massima trascuratezza debbano essere valutati e messi tutti sullo stesso piano, concordo con te Giorgio, ritengo che sia non giusto e che quindi bisognerebbe incentivare le persone che fanno con passione questo lavoro, perché questo è un lavoro bellissimo e si ha la possibilità, soprattutto nelle scuole superiori, di forgiare i caratteri di questi studenti. Quindi i docenti delle scuole superiori hanno un ruolo ancora più delicato rispetto a questo. E questo mi consente di introdurre l'ultima domanda per Antonio Ricchio, al quale chiedo, come tu accennavi prima e mi ha incuriosito molto, hai fatto una rassegna di tutte quelle che saranno le diverse di quelle che sono state le innovazioni sperimentate dalle varie università in questa fase emergenziale, e
secondo te, quali saranno gli insegnamenti che alla fine riusciremo a trarre da questa esperienza, Antonio, in base alla tua, a quello che dicevi prima, in base a quella che è la tua percezione? Sì, questa esperienza del Covid sicuramente offre tanti elementi di riflessione e impone anche delle azioni concrete. Credo che a livello di governance sia importante intervenire su quei profili che sono stati anche evidenziati poc'anzi, cioè le diseguaglianze anche nel campo digitale, che hanno impattato anche inevitabilmente sulle modalità di erogazione dei servizi didattici, ma anche di apprendimento. Poter, per esempio, intervenire su questo fronte credo che sia una priorità assoluta. Le tecnologie allargano molto spesso le diseguaglianze, ci sono tante esperienze, anche studi in ambito economico che lo evidenziano, però è importante anche poter intervenire attraverso azioni concrete, attraverso anche stimoli che siano resi anche possibili anche attraverso interventi della governance. Credo che questa sia una grande sfida alla quale dobbiamo un po' tutti guardare, cioè la riduzione delle diseguaglianze significa dare a tutti le stesse opportunità, garantire il diritto allo studio, che è un diritto costituzionalmente garantito. Con riferimento alla struttura delle università, sì, le università sono profondamente cambiate in questi mesi e lo saranno ancora di più nel prossimo futuro. Innanzitutto saranno più aperte all'innovazione didattica. Molti atenei avevano già maturato qualche esperienza e avevano anche con il sistema scolastico iniziato qualche intervento anche in ambito dell'innovazione didattica e pedagogica. La formazione degli insegnanti è un aspetto fondamentale, ma vale tanto per gli studenti, per i docenti delle scuole elementari, superiori, ma anche per quelli universitari che dovranno anche necessariamente misurarsi sui temi dell'innovazione e della formazione docente. Una sfida anche significativa che va probabilmente intrapresa. E poi il profilo infrastrutturale, di cui gli atenei oggi dovranno sempre più dotarsi. Credo che essere pronti rispetto a questa sfida significa anche utilizzare gli strumenti che ci possono consentire di vincerla. E credo che degli sforzi siano stati compiuti, ma siamo probabilmente solo all'inizio di un percorso. Non si torna indietro. Credo che la trasformazione a cui noi abbiamo assistito in questi mesi, anche preceduta dalle grandi trasformazioni nell'economia digitale, ci devono anche far comprendere come qui possiamo soltanto andare avanti. Però se poniamo al centro lo studente, la persona e il diritto allo studio, anche questa sfida può essere vinta con maggiore con successo, può essere affrontata e vinta con risultati confortanti. Questo Lambur sarà presente, sarà attento, abbiamo ovviamente anche con Invalti un rapporto fortissimo che svilupperemo anche ulteriormente, abbiamo dei tavoli congiunti, tante iniziative comuni e ci fa piacere poi anche condividere con la Società Italiana di Statistica, perché appunto le competenze e le esperienze della Società Italiana di Statistica sono per noi particolarmente preziose. Quindi grazie per questo invito e un invito anche a lavorare insieme e a farlo in avanti. Grazie. Grazie Antonio, una conclusione, una sintesi di questa webinar migliore non potevo sperare di averla. Io ti ringrazio, il tema delle disuguaglianze digitali è sicuramente un tema sul quale bisognerà intervenire, ma anche come hai detto tu, il fatto che le due agenzie di valutazione più importanti per quanto riguarda la didattica, Anvur e Invalsi, che cooperano, perché poi alla fine siamo tutti parte di un sistema formativo più ampio, e in questo posso confermare, penso di interpretare anche il pensiero di Giorgio e di Roberto, che ringrazio per la loro partecipazione, ti posso confermare la grande attenzione della Società Italiana di Statistica, che come ti ha accennato sarà sicuramente fortemente interessata a sviluppare, ma questo anche insieme all'Invalsi e con Roberto è inutile che io faccia questi ragionamenti, perché ci sono questo tipo di collaborazioni ormai da tanti anni. Io sono convinto che si potrà mettere tutto in rete e sfruttare al massimo le sinergie che vengono dall'utilizzo delle competenze che, devo dire con grande orgoglio, sono presenti all'interno della Società Italiana di Statistica, che
ho l'onore di presiedere per in questo momento come presidente pro tempore. Grazie a tutti e ci potremo, lo dico a chi ci sta seguendo, se avete perso parte di questi interventi saranno disponibili in streaming anche sul sito del festival e quindi poi saranno anche sul canale YouTube e avremo varie opportunità di rendere fruibile questa nostra chiacchierata che ha dato dei risultati molto interessanti anche nei prossimi giorni e quindi avremo anche un dibattito che spero proseguirà grazie agli input e alle idee che sono venute fuori da questo confronto. Di nuovo un caro saluto a tutti e alla prossima puntata a questo punto. Ciao ciao!